Buonasera a tutti e benvenuti a questo nostro webinar che, come GeoWay, abbiamo voluto dedicare alla programmazione dei nostri itinerari, dei nostri viaggi per la prossima estate, autunno e fino alla primavera del 2022. E fin dall'inizio vorrei ringraziare tutto lo staff della GeoWay e tutti coloro che si sono dati da fare, hanno lavorato per la realizzazione di questa programmazione, che poi è diventata anche un piccolo catalogo che poi divulgheremo evidentemente soprattutto a livello virtuale, a livello internet. E abbiamo voluto dare alla programmazione dei prossimi viaggi questo titolo: Ripartiamo dall'Italia e dal Mediterraneo. Perché questo titolo? Perché questa scelta? Perché la situazione a cui siamo stati costretti dalla pandemia ci ha fatto capire tante cose e forse la cosa più importante che ci ha fatto capire è che noi diamo per scontate le cose più vicine a noi. A volte pensiamo di andare da chissà dove per scoprire cose importanti e non ci accorgiamo che viviamo in un paese bellissimo che offre tantissime cose, tantissime opportunità. Proprio per questo abbiamo detto, se dobbiamo ripartire, ripartiamo innanzitutto dall'Italia, dalla culla, da questo paese che ha dato lo spunto a tanti artisti, che ci ha dato tanta, tanta ricchezza al mondo intero. E valorizziamo il bacino del Mediterraneo, anche qui questo mare attorno a cui si affacciano tanti paesi da cui dipende tutta la nostra cultura e la cultura occidentale. Prima di così dare la parola a varie persone questa sera che ci faranno cogliere vari aspetti della realtà del viaggio, vorrei sottolineare una cosa. Questa sera il nostro webinar coincide con la giornata mondiale per la Terra. E quest'anno il titolo che si è voluto dare a questa giornata è un titolo molto significativo. Ricostruiamo, salviamo la nostra terra, salviamo il pianeta. E la domanda che ci facciamo è un po' questa: il turismo può contribuire a salvare la terra, a salvare il pianeta? Io penso di sì, nel senso che è chiaro che sono necessarie scelte politiche, scelte economiche, scelte tecnologiche per salvare il pianeta, ma tutto questo può portare a qualcosa se c'è anche una consapevolezza, un cambiamento culturale, cioè un nuovo rapporto con la Terra, un nuovo rapporto col pianeta. Il pianeta non più visto come qualcosa da sfruttare indiscriminatamente, ma come la nostra madre Terra, che ci ha partoriti tutti e verso la quale bisogna avere un rapporto da figli e non da padroni. E penso che il turismo in questa svolta culturale abbia un ruolo molto importante, perché chi viaggia può viaggiare superficialmente, può viaggiare in maniera puramente consumistica, proprio appunto per sfruttare la terra. Ma uno può viaggiare anche in un modo diverso, può viaggiare per aprire la propria testa, il proprio cuore, per amare di più la terra, per apprezzare di più il valore di questo ambiente che tutti ci accoglie e tutti ci vuole felici. Ecco. Penso che allora vivere questa serata, che non ha un tema particolare, ma che vuole essere uno scorcio sulle nostre idee, sui nostri programmi di viaggio, nella stessa giornata in cui tutto il mondo è concentrato su questo tema decisivo, e sia molto significativo e ci faccia capire che lavorare nel turismo
è un lavoro molto importante che ha con anche una grande responsabilità, perché mentre si offre un servizio si dà anche l'opportunità alla gente di crescere culturalmente, di rivedere i propri pregiudizi, di allargare i propri orizzonti, ma soprattutto di ritrovare un rapporto nuovo e bello con la terra. Ecco, come vivremo la serata, questa serata? Ecco, innanzitutto darò la parola ad Anita che a volo d'uccello sfoglierà con voi un po' questo catalogo, fermandosi solo su, in modo particolare su alcuni programmi. Dopo di lei darò la parola a una nostra accompagnatrice, perché vorrei farvi, vorrei che capissimo che viaggiare dopo questa grande esperienza della pandemia necessita che anche chi accompagna abbia delle attenzioni particolari. E quindi darò la parola a Isabella, una delle nostre accompagnatrici. Poi darò la parola a Marco Arrigoni, che ringrazio di essere presente qui questa sera. È il nostro ormai... Buonasera. Buonasera Marco, grazie di essere presente, perché vabbè, è il nostro partner per quanto riguarda tutto ciò che è, noi diciamo tecnicamente, il gommato, quindi gli autobus, eccetera. E anche qui cosa significa viaggiare in sicurezza, che attenzioni avere su questo aspetto. E Dulcis in fundo, diciamo, il nostro direttore tecnico per tutto ciò che riguarda gli aspetti giuridici, assicurativi, eccetera. Quindi cercheremo stasera, in un'oretta, di sviscerare un po' i programmi, ma anche di guardare alla programmazione anche tenendo conto dei nuovi problemi che viaggiare in sicurezza in un periodo segnato drammaticamente da questa pandemia ha voluto dire. Dunque vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione. Adesso io mi taccio e do la parola ad Anita che sfoglierà con voi il nostro catalogo. Grazie e buona serata a tutti. Buonasera, grazie a tutti quanti che siete presenti. Adesso iniziamo a sfogliare questo nostro piccolo catalogo che, come ha già accennato Enzo, riparte dall'Italia e dal Mediterraneo. Italia, il bel paese conosciuto come tale un po' in tutto il mondo, Italia per cui Federico II, parlando della Sicilia, ha detto: non invidio a Dio per il paradiso, perché sono ben contento di vivere in Sicilia. Italia per cui Goethe dice: Roma è capitale del mondo. Alcune delle citazioni troverete proprio all'inizio del nostro catalogo. Italia che ha dato i natali a Dante. E proprio da questo punto, da questo spunto, partirà il nostro catalogo. Abbiamo voluto valorizzare, ecco, questo nostro mare, questo nostro grande lago, attorno a cui sono nate veramente tantissime civiltà. Basti pensare a Grecia, Roma, Africa, Nord Africa, poi tutte le invasioni barbariche che hanno portato le altre culture, tutto quanto che è successo e che sempre in qualche modo ha avuto come riferimento il Mediterraneo, Atene, Roma, Magna Grecia, Israele, Terra Santa, tutti sono affacciati al Mediterraneo, è veramente culla della civiltà occidentale. E poi, come ho detto, adesso Marco per favore vai avanti, ecco, partiamo con nostro Dante. Abbiamo cercato veramente con questa scelta di non escludere nessuna delle regioni. Però, come quest'anno sapete bene, cadono 700 anni dalla morte
del Sommo Poeta, abbiamo dedicato due itinerari al Dante. Certamente, come nostri, come ben sapete, i nostri cataloghi sono spunti, quindi sono sempre modificabili secondo l'esigenza del viaggiatore. E devo dire che sono anche ben contenta che in questo momento abbiamo per tarda estate, autunno, già un 5 richieste, 6 richieste, tra cui una anche dall'America, un nostro cliente che vuole visitare Israele e Europa. Quindi i presupposti per ripartire ci sono. È proprio bello ripartire sui passi di Dante. Il primo itinerario, li potete leggere con tranquillità, potete scriverci se qualcosa vi interessa. Il primo itinerario riguarda la sua città natale, dove ha vissuto più o meno due terzi della sua vita, perché come si sa lui 1265 nasce in questa stupenda città che nei tempi non aveva il volto, l'apparenza che vediamo oggi, questa bellissima cupola del Duomo, della Santa Maria del Fiore non esisteva, era un cantiere. E Dante nasce 1265 e già nel 1302 lui, Guelfo Bianco, viene esiliato e non ritorna mai alla sua Firenze. Quindi il primo itinerario riguarda soprattutto Firenze e Cassentino che lo ospita da esiliato, ma Cassentino che sicuramente è stato visitato da lui anche mentre viveva a Firenze. Firenze che è piena dei luoghi che lo ricordano. Ho detto il Duomo così come è, non esisteva nel 1200, ma esistono i scavi della Santa Reparata che sono visitabili, il Duomo che frequentò Dante, esistono i luoghi come la chiesetta di Santi Apostoli che lo ispirarono per il Limbo, oppure come San Miniato al Monte, di cui salita viene comparata sulla salita al Calvario. Nonostante che lui iniziò a scrivere la Divina Commedia in pratica in esilio, certamente i ricordi, la sua città amata, è sempre presente. Quindi primo itinerario privilegia Firenze, certamente sono tantissimi luoghi danteschi da visitare, la sua casa natale, diverse pietre che proprio nel quartiere attorno alla sua casa ci sono e ricordano diversi passaggi della sua vita. E invece il secondo itinerario privilegia, ecco possiamo dire così, i luoghi dell'esilio. Quindi qui partiamo certamente dalla Ravenna, la città che custodisce la sua tomba, poi c'è un spunto anche a Firenze e diversi altri luoghi che riguardano il Sommo Poeta, come Brisinghella, Portici di Romagna, Poppi con il Castello dei Conti Guidi, Forlì, quindi veramente tantissimi luoghi in Toscana, Emilia, che ricordano il passaggio di Dante e che oltre i luoghi danteschi sono, come sapete, i borghi e le città stupende, tutte da scoprire. Sui altri itinerari non parlerò così tanto lungo, cercherò di dare qualche spunto, quindi adesso è tempo di nostre due grandi isole, la Sicilia, che può essere visitata veramente in tantissimi modi. Marco una pagina indietro perché Sicilia è sull'altra pagina, quindi Sicilia che noi abbiamo cercato di farvi vedere anche in una veste diversa,
quindi abbiamo cercato di farvi vedere la Sicilia dei scrittori. Sicuramente è entrata in nostre case con il commissario Montalbano, Camilleri, però ci sono anche tanti altri scrittori che sono nati in Sicilia, ecco, mettiamo a fuoco solo tre, Pirandello, Agrigento, Sciascia, Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, una questione che in Italia viene spesso ricordata, che quindi diventa il suo romanzo proverbiale, con quello nulla cambia. Però certamente si può fare il tour classico dove si vedono tutti i luoghi principali, da Taormina, Catania, Siracusa, Messina, Agrigento, fino a Palermo, Palermo conosciutissima per il Palazzo Normanno. Si può fare anche un tour, diciamo, che privilegia le sante siciliane, molto bello, molto curioso, dove diciamo tocchiamo il punto sotto l'Etna, Catania e Siracusa, con Sant'Agata e Santa Lucia, due sante celeberime, e Santa Rosalia a Palermo. Quindi certamente queste sante non sono solo un spunto religioso, ma sono anche un spunto culturale, devozionale, un spunto molto importante per queste città. Si può andare sulle tracce dei grandi pittori, basta pensare Caravaggio che passò per la Sicilia, o Antonello da Messina, e così via. Se comincio mi dilungo troppo, quindi devo stare attenta. Dopodiché andiamo su un'altra nostra isola, Sardegna. Sardegna che è conosciuta soprattutto per le vacanze balneari, però che offre anche tanti spunti per itinerari diversi che riguardano sia il suo passato archeologico, importantissimo in tutto il mondo per queste strutture antiche dei nuraghi, anche importante perché patria di prima donna Nobel italiana 1927, Grazia Deledda, un po' dimenticata oggi, però che ha avuto veramente un ruolo importante per Made in Italy, artistico, letterario, per la conoscenza, ecco, di questo angolo della nostra bella patria in tutto il mondo. Marco, adesso siamo qui, non toccare la pagina, adesso è anche, diciamo, buona, prima si vedeva un po' male, però potete sempre tornare sul nostro sito e guardare cosa abbiamo proposto. Le Puglie, ecco, abbiamo cercato di dare proprio questo titolo a questa regione che si chiama Puglia, però che in sostanza è molto diversificata, conosciuta soprattutto per belle spiagge, per Albero Bello, per i trulli, ma conserva anche un'altra anima, un'altra anima, un'altra architettura, architettura cumerse, che si trova nell'entroterra, di cui abbiamo parlato più ampiamente in un webinar in febbraio, se non sbaglio, è un territorio ricchissimo di arte, basta pensare Lecce, il suo barocco particolarissimo, molto caldo, molto movimentato, più un rococò, e poi certamente nei tempi recenti importante non solo come un discorso religioso,
il Don Tonino Bello, Don Tonino Bello, che ecco, si può collegare benissimo con la giornata di oggi, perché salvare il nostro pianeta vuol dire anche salvare gli ultimi, salvare le persone emarginate che hanno avuto i problemi con dipendenza o qualche altro problema, che lui ha cercato di trovare il modo come recuperare queste personalità un po' perse. Un compito molto importante è proprio quello che abbiamo voluto inserire nel nostro itinerario, molfette, terlizzi, quindi luoghi che lo ricordano. Calabria, un po' meno visitata, peccato, ecco, dico subito peccato, perché è una regione bellissima che non è tanto conosciuta. Per fortuna quest'anno Tropea ha vinto la corona del Borgo dei Borghi, quindi l'anno scorso c'era il Bobbio proprio qui vicino a noi, quest'anno invece Tropea, e speriamo che anche questa vincita porterà più gente a Calabria, perché veramente merita sia per il discorso archeologico, quindi legata ad Ulisse, a tante leggende, Reggio Calabria che ospita due statue stupende, i bronzi di Riace trovati, ecco, 49 anni fa. Oggi, pensando cosa devo dire, ho detto mamma mia, sono già passati così tanti che sono stati ritrovati, e come sapete una rarità avere i bronzi dell'epoca antica. Le sculture marmoree si sono conservate, però i bronzi sono veramente pochi. Poi Squillace, Cosenza, ecco, Cosenza vicino a cui non l'abbiamo messo nel nostro itinerario, però vicino a Cosenza, a Rossano Calabro, ci sono celeberrimi si trova il celebre codice miniato sul porpora, Codex Purpureus, uno di pochi esemplari sopravvissuti al mondo, ed è veramente il più pregiato, non solo per il numero delle pagine, che qui abbiamo un corpus più importante, sia da altri rispetto a altri due esemplari che esistono, quello parigino e quello vienese, quindi noi abbiamo 128, a Vienna 24, Parigi 40 e qualcosa, ma anche per le pregiate miniature che contiene. Quindi quando si è a Cosenza, certamente merita una visita a Rossano Calabro e il suo Codex Purpureo spregiatissimo, porpora valeva più di oro, miniato in oro e argento. E poi tante altre cose di cui parla sia il nostro itinerario e di cui vi ho accennato qualcosa anch'io. Andiamo verso nord, Basilicata, Matera, vergogna d'Italia, per fortuna riscatata anche grazie, ecco, al coraggio di alcuni scrittori, registi, di riconoscerla bella, quindi legati a lei Pierpaolo Pasolini, Mel Gibson nei tempi recenti, Primo Levi, che hanno sollevato la questione di Matera, questa città rupestre, questa città che, diciamo, sorge attorno due coni rovesciati, due coni, due sassi, Sasso Barissano e Sasso Caveoso, attorno a cui ci sono le case, le chiese, e poi certamente la città alta, possiamo chiamarla così, una città stupenda del primo barocco, che conserva alcuni musei importanti e che conserva soprattutto una testimonianza importantissima, che è possibile ripartire,
che bisogna farlo con intelligenza del cuore. Quindi una e l'altra cosa servono per la ripartenza. E Matera ne è un esempio vivente. Andiamo sull'altra, sulla costa opposta, possiamo dire così, sulla bellissima Campania. Marco, ecco, ci siamo qui. Napoli. Napoli è una città che bisogna scoprire, che bisogna viverla, una città con città del presepe, città con San Gregorio, con San Gregorio, quartiere del San Gregorio Armeno, con queste botteghe tradizionali che fanno i presepi più belli e anche più interessanti, più attuali del mondo, una città che aspetta la liquefazione del sangue di San Gennaro, una città che ha potuto acclamare, come abbiamo visto proprio nei tempi recentissimi, acclamare Maradona al titolare dello stadio, perché anche lui aveva un po' l'anima napoletana. Quindi questa devozione e tradizione, questa è un qualcosa che hanno napoletani hanno in sangue. Certamente quando si visita questi tre giorni non è che bastano partire di Piazza Plebiscito, dove ultimamente, proprio durante il lockdown, è stata esposta la scultura di un scultore contemporaneo, Iago, che diciamo ha posto sulla piazza un bambino. Un bambino, per dire, il lockdown deve essere cambiato in lookdown, quindi guardi verso il basso, guardi verso emarginati, verso poveri, verso più fragili, una cosa che ci serve. E quando parliamo di scultura, a Napoli non possiamo dimenticare Giuseppe San Martino. E la Cappella San Severo, sicuramente uno dei luoghi simbolo di Napoli, con questo bellissimo Cristo velato, ma anche con tanti altri contenuti che ornano sta cappella. Ci sono le persone che mi hanno chiesto diverse volte: ma come mai sto San Martino ha fatto solo il Cristo velato e null'altro? Forse per la ragione che la persona che commissionò la cappella, Raimundo di Sangro, un principe napoletano, era un personaggio troppo forte, quindi ha imposto questo progetto scusate, in una maniera prepotente, quindi sembra che il scultore, dopo aver fatto questo due sculture soprattutto importanti e alcuni altri lavori, in qualche modo si è esaurito. Napoli, oltre con questi due o tre luoghi che ho nominato, sicuramente è una città che è conosciuta in tutto il mondo per uno dei siti archeologici più importanti sul livello mondiale, i Pompei. Pompei che proprio recentemente hanno visto i nuovi scavi e alcune nuove scoperte bellissime che riguardano la vita quotidiana e che meritano di essere visitati. Vicino agli scavi, un santuario molto amato dai campani, il santuario della Madonna di Rosario, che anche come la struttura architettonica merita una visita. In Campania certamente non possiamo dimenticare il Cilento, con un altro sito archeologico importantissimo, i templi di Pestum. Poi diversi borghi bellissimi come Castel Abate,
come ville che si trovano nell'entroterra, Villa d'Alaia, con questo stupendo parco dove sono riusciti a costruire un teatro tutto intagliato con le siepi, quindi abbiamo questo teatro all'aperto dove i spettatori sono incastonati, spettatori virtuali certamente, spettatori sculture, sono incastonati in queste siepi tagliate all'italiana. E poi certamente Procida, la capitale della cultura, futura capitale della cultura, Amalfi, la prima, la più vecchia Repubblica Marinara, Capri, che amavano tantissimi scrittori, poeti e non solo, ecco, nomino solo Thomas Mann e Pablo Neruda che abitarono Capri, e poi anche un altro personaggio che con poesia non ce l'ha niente da scompartire, Krupp, il magnate delle armi, purtroppo conosciuto per questa vicenda. E dopodiché torniamo di nuovo ad altra parte della nostra penisola, le Marche. Una regione anch'essa un po' meno conosciuta, meno visitata, si visitano, ecco, due luoghi soprattutto che sono inseriti in questo nostro itinerario: Loreto per il santuario della Casa di Madonna, santuario che sorge dopo che, come dice leggenda, angeli portarono la Casa di Maria prima in Istria, a Tersato sopra il fiume, e poi la portarono proprio qui a Loreto, ed è importante anche per un altro fatto, quindi per un altro poeta che nacque a Recanati, Leopardi, quindi si può visitare il palazzo e la sua biblioteca dove è cresciuto, dove è stato educato da suo padre. E poi certamente questi stupendi paesaggi di cui l'Italia è veramente ricchissima, piccoli borghi un po' meno conosciuti, ma che ognuno cela qualche tesoro nascosto, come Ascoli Piceno, Tolentino e così via. Dopodiché Abruzzo, di cui purtroppo ultimamente abbiamo ascoltato soprattutto le notizie sulla ricostruzione colpito dal terremoto, con la sua capitale Aquila, una città stupenda con la Madonna, con la cattedrale Duomo di Colle Maggio, con la sua fontana di 99 canule, con tante altre sorprese, perché è una città anche particolarissima, voluta all'immagine di Gerusalemme, quindi quando si visita veramente c'è una sensazione particolare. Poi il Gran Sasso, la montagna più importante del nostro Appennino, tanti altri anche qui borghi meno conosciuti come Sulmona che diede natale ad Ovidio, quando parliamo già di poesia, e Manopello dove si conserva la Veronica e il volto di Cristo, quindi importante anche su questo versante. Rimaniamo ancora un po' girando sull'altra pagina, sui santi. Quando parliamo di Umbria, allora i santi sono inevitabili, perché diede natale ai santi patroni d'Italia, Francesco e Chiara, quindi Assisi è una città che proprio ogni pietra ricorda questi due nostri patroni. Assisi non bisogna presentare particolarmente, la Basilica di San Francesco, Basilica di Santa Chiara, stupenda cattedrale romanica di San Rufino e così via. Poi ci sono tanti altri luoghi legati a San Francesco, sia vicini ad Assisi, sia anche un po'
più lontani, tutti i borghi, cittadine stupende come Gubbio, Todi, Spoleto, Perugia, città del maestro Perugino, stupenda, e oltre quello un altro santo, patrono d'Europa, a cui abbiamo dedicato questo itinerario Via Benedicti, anche adesso abbiamo regalato un webinar in parte, un personaggio che con la fondazione del monachesimo occidentale, con la regola, veramente ha dato un input non solo per il monachesimo, ma per tante attività umane, perché come sapete lui è nato a Norcia, poi è ritirato a Subiaco, un altro luogo stupendo, e dopodiché a Monte Cassino scrisse la sua regola, ora et labora, quindi molto importante per il corso del Medioevo, perché come sapete proprio con i Benedettini, l'ordine che fondò, è iniziato anche tutto un processo culturale e sociale dove questi monaci fondavano le loro abbazie in posti spesso inospitali e dove insegnavano come lavorare la terra, come portare avanti l'economia, che è un fatto importantissimo. Andiamo avanti, ecco, Tuscia, Lazio, certamente la prima cosa che viene in mente quando parliamo di Lazio è Roma, città eterna, città ombelico del mondo in qualche senso, oltre Gerusalemme e Cusco nelle Americhe. La città che ha il suo fascino e può essere visitata sia in veste archeologica, quindi Roma romana, Roma medievale, Roma barocca, Roma rinascimentale, Roma con i suoi musei, Roma con i suoi pini, cioè veramente in tante vesti. Però oltre Roma, Lazio conserva tanti altri posti stupendi, sicuramente molti di noi hanno visitato i castelli romani che sono più conosciuti, la Tuscia invece un pochino meno conosciuta, però merita di essere visitata, quindi la Civita di Bagnoregio, questa città che sta scomparendo, città che si può raggiungere solo a piedi, che si trova sul cucuzzolo di questa collina Tufacia, Tarquinia e Viterbo, tutta l'eredità etrusca con le tombe affrescate, stupende. Etruschi, come sapete, sono in qualche senso progenitori anche dei romani stessi, le divinità, alcune concezioni architettoniche i romani hanno imparato proprio da etruschi, e poi certamente l'itinerario comprende anche, come in Pullman, alcuni altri luoghi sul via di andata ritorno come Bolsena, Monte Oliveto Maggiore e così via. Di nuovo siamo in Toscana, ecco, diciamo Toscana minore, perché Toscana anch'essa, Firenze e Siena, e abbiamo fatto tutto, però esistono tanti altri luoghi che abbiamo cercato proprio di inserire in questo itinerario particolare. Quest'anno è anno di San Giacomo, di Giubileo Giacobeo, quindi Santiago, che sarà ricordato anche più avanti, e in questo itinerario abbiamo cercato di inserire due luoghi particolarissimi legati a due personaggi molto importanti: Leonardo da Vinci, il suo borgo natale Vinci, e Collodi, legato al Pinocchio, e poi certamente Pistoia, ecco, che è dove è possibile compiere il pellegrinaggio giacobeo. Andiamo sempre più vicino a noi, ecco, questi viaggi che fino adesso abbiamo presentato certamente sono stati pensati
arrivati sia in pullman, alcuni anche in aereo con il pullman, però si possono effettuare secondo la esigenza del gruppo che lo chiede. Quindi qui al nord Modena, Parma e Reggio Emilia, ecco, sul proprio Emilia-Romagna abbiamo trovato una citazione molto bella, quindi la gente laboriosa che mangia bene, ci sono tanti belli castelli, tanti belli borghi, però questa citazione che troverete all'inizio del nostro catalogo dice che Emiliani hanno chiesto di trovare qualcuno che canta e loro inventarono Pavarotti, gli dissero di creare una macchina e loro crearono la Ferrari. Quindi quando fanno qualcosa lo fanno con eccellenza. E proprio, ecco, vedendo solo questi nomi, Modena, Parma e Reggio Emilia, già ci viene in mente la nostra gastronomia, Modena, i tortellini, Parma, parmigiano, parmigiano reggiano, quindi tutte queste cose ottime da mangiare, nonché una cultura, un'architettura stupenda, ecco, basta dire che Parma sfortunatamente è stata la capitale della cultura proprio in questo anno di lockdown, con un battistero stupendo, con il Duomo ancora più stupendo se è possibile, Piacenza, Reggio, Modena, tutte le città che hanno le cattedrali una più bella dell'altra, affreschi, poi i castelli sparsi sulle colline del Piacentino e del Parmigiano, e così andando fino al mare, andando fino a Ferrara, il Delta del Po, un oasi UNESCO, un luogo da salvare, da preservare, così come paludoso che offre la casa a tanti uccelli migratori, Ferrara. Una città bellissima, con diversi palazzi rinascimentali, con musei importanti, stupenda anche da passeggiare, poi Abbazia di Pomposa con i suoi magnifici affreschi, che sono tutti, tutti da scoprire. Poi quando parliamo di Emilia Romagna, senz'altro è da ricordare Bobbio, anch'esso il borgo, diciamo, che ha ceduto la vincita quest'anno alla Tropea, un borgo molto importante proprio anche per il discorso europeo, perché anche se esisteva prima, come si vede dal ponte romano, Ponte Gobbo, fu fondato come un centro importante da San Colombano, un monaco irlandese, ed è il luogo dove la parola Europa e europei fu pronunciata per la prima volta nella storia del nostro continente. Quindi, nonostante un po', ecco, oggi sembra fuori della rotta, è un luogo importantissimo per la cultura e per la storia europea. Come lo sono anche i borghi liguri, ecco, Liguria, tanti borghi che si affacciano sul mare, che possono essere denominati, come li abbiamo chiamato, le terrazze sul mare. Liguria, che ha dato i natali al Cristoforo Colombo, quindi lo scoprì del nuovo mondo, la terra dei marinai, dei viaggiatori, tutta da scoprire lentamente, quindi lentamente questa fascia strettissima tra il mare e le montagne, che diciamo quasi finiscono nel mare, è una terra splendida, con le Cinque Terre, anche esse, che sapete sono molto conosciute sul livello internazionale.
E poi ci sono dei santuari come Nostra Signora della Guardia o Abbazia di San Fruttuoso, stupenda. Porto Venere, anch'esso un piccolo borgo dei pescatori, bellissimo. E quindi anche qui, come in tutta la nostra Italia, che è un scrigno di tesori, come l'abbiamo chiamato sui nostri post, su Facebook, veramente c'è solo imbarazzo di scelta di farsi un itinerario anche ad hoc. Le colline delle Langhe, ecco, conosciute, Alba per i tartufi, per ottimi vini, e mi fermo qui. Paesaggi sono fiabeschi, vigneti, queste colline ondulate, con anche qui piccoli borghi, piccoli centri, tutti da scoprire. Monferrato, ecco, per esempio, importantissimo oltre Venezia per la cultura ebraica in Italia. Così via. Andiamo avanti, Marco. Ecco, allora siamo a Milano, quindi Milano è una città tutta da scoprire. Dopo così discusso Expo, veramente si è sviluppata molto in verticalità, e quindi oltre le guglie antiche del nostro stupendo Duomo, ce l'abbiamo le guglie nuove del City Life e anche del quartiere che nasce attorno alla Piazza Gae Aulenti. Tutto di un altro sapore, Bergamo Alta con la pieve romanica di Almenno, Bergamo Alta non bisogna presentare qui ai Lombardi, purtroppo tristemente diventata anche simbolo di questa pandemia, però si è ripresa e crede in questa sua ripresa, una città stupenda, però anche attorno ci sono le pievi, i borghi che meritano essere visitati. Idem sul Varesotto, Varesotto che vanta tantissimi siti UNESCO, Castiglione Olona, l'isola toscana di Lombardia, il complesso della collegiata voluta da Branda di Castiglione, un cardinale romano nato qui che voleva fare di sua città natale una città ideale rinascimentale, quindi chiamò Masolino che affrescò sia il suo palazzo sia la chiesa di Santi Lorenzo e Stefano e il battistero. Sono tutte le gite facilmente in una giornata, come lo è anche Lago di Garda. Noi l'abbiamo proposto in una veste di due giorni, così di poter visitare il Gardone, Limone, Santuario della Madonna della Corona e poi tanti altri luoghi. Anch'esso, diciamo, soprattutto amato dai tedeschi, un posto stupendo con il clima mite, un lago glaciale particolarmente bello. Padova e Venezia, le signore dell'est dell'Italia, nord-est dell'Italia. Padova, non dimenticare il suo la Cappella di Scrovegni, uno dei capolavori massimi di Giotto. Venezia, anch'essa una città unica al mondo, una città nata, cresciuta sull'acqua, con tutti i palazzi che diciamo sono stati costruiti su pali di legno portato dall'altra sponda dell'Adriatico, palazzi in questo gotico fiammeggiante, cosiddetto rinascimento veneziano, oppure barocchi, città ricchissima di pittori, di teatro, di un aspetto culturale veramente di fama mondiale.
e poi spingendosi ancora più all'est, Trieste, una città unica perché, ecco, in qualche modo sposa, collega il fascino mitteleuropeo con quello mediterraneo. Anche essa può visitata come città letteraria, possiamo bere il caffè dal bicchiere di vetro sulla unica piazza che, come quarto lato, ha il mare. Possiamo andare a visitare il castello di Miramare oppure Palmanova, anche essa una città particolarissima con queste mura conservate, mura difensive che per fortuna non sono state usate mai, a forma di stella. E andando verso nord, i santuari delle Dolomiti, quindi alcuni luoghi particolarissimi, perché proprio la particolarità sia di Padova, sia di Venezia, sia di Trieste, pur essendo di pianura, hanno sempre la cornice delle montagne, quindi questi stupendi Dolomiti che anch'essi incastonano alcune città stupende come Bressanone, ma anche dei santuari, anche si prestano alle passeggiate, ci sono delle chiese stupende proprio sulle Dolomiti, affrescate dai maestri locali con i cicli pittorici particolarissimi, e poi certamente la natura della montagna, quelli che amano camminare, che amano trekking, si trovano qui in paradiso. Montagna insegna tanto proprio sul rispetto di natura di cui ci ha parlato Enzo. E poi quest'anno, Marco vai avanti, abbiamo una novità, diciamo così. Per noi non è novità in assoluto, perché anche fino adesso abbiamo lavorato con le crociere, però soprattutto per gli individuali. Ma vista la situazione pandemica, ecco, abbiamo cercato di proporre queste due crociere che valorizzano il Mediterraneo occidentale. Il Mediterraneo occidentale, quindi si parte da Genova a Savona e poi in primo itinerario si va giù fino a Roma, poi Palma di Mallorca, Barcellona. Palma di Mallorca e Barcellona, ecco, qui non abbiamo le fotografie, ma sono in qualche modo due città legate a Gaudí. Gaudí che è un simbolo catalano, quindi tutti sappiamo, conosciamo almeno dalle fotografie la stupenda Sagrada Famiglia, il tempio che lui ha voluto fino alla sua morte, ha lavorato, non è riuscito a finirlo, Parco Güell, tante altre case che ha costruito in questa città, ma un po' la sua opera è anche la cattedrale di Palma di Mallorca, la Seo, una tra le più grandi cattedrali gotiche con antichissime origini, ma là il genio di Gaudì ha creato un discorso molto particolare. Due volte all'anno i due grandi rosoni, tra i più grandi al mondo, proiettano la luce in maniera particolare. Quindi quest'anno è successo, mi sembra, 2 febbraio, quindi lo proiettano sull'altro muro e si può vedere solo al mattino di quella giornata. Certamente quest'anno era in diretta streaming, la prossima volta magari vi avvertiremo, sarà in settembre, sicuramente sarà in streaming, è un spettacolo unico, nonché la chiesa e la città sono veramente bellissimi, quindi quando andate di là alla Palma di Mallorca, che è conosciuta come un luogo turistico, senz'altro è da visitare questa meravigliosa cattedrale. E poi il Cannes, conosciuto soprattutto per il tappeto rosso, per il Film Festival. Invece il secondo itinerario, ecco, prevede Napoli, di cui abbiamo già parlato con qualche escursione a scelta, Messina, luogo dove è conservata
una delle icone più celebri della storia dell'arte, l'Annunciata, l'Annunciazione, la Madonna senza angelo in un primissimo piano con questo azzurro stupendo. Malta, ultimo, penultimo rifugio di Caravaggio, che conserva alcune sue opere, stupenda come isola, di nuovo Barcellona e poi Marsiglia, una delle città più antiche del Mediterraneo, perché è fondata scusate, dai Fenici, con tanti tesori tutti da scoprire. Ecco, questo in quanto crociere, ho detto, l'abbiamo proposto quest'anno perché hanno le condizioni ottime in quanto la sicurezza, tutte le cabine sono igienizzate, si prendono cura, fanno i tamponi al personale, ci sono i medici presenti e quindi viaggiano a metà di riempimento, quindi veramente, ecco, per ripartire forse una idea un po' diversa. Certamente, come tutti i viaggi, c'è pro e contro. È bello che si viaggia di notte, che sei in contatto con il mare, è bello che non devi fare la valigia, diciamo un po'. Certamente, essendo sulla nave, le escursioni sono limitate a poche ore al giorno, però c'è pro e contro. Se uno ha una famiglia, se si vuole rilassare o usufruire di tutti i servizi che una grande nave, che un albergo di lusso offre, è una cosa certamente da provare. Come abbiamo detto, parlando già di Pistoia, quindi di Anno Giacobbeo, ecco, quest'anno accade che c'è il giubileo Giacobbeo, quindi San Giacomo, la festa cade di domenica, e si può ottenere per i credenti la piena indulgenza facendo il pellegrinaggio. Quindi ci spostiamo un po' dal Mediterraneo, non tantissimo perché Spagna è per eccellenza un paese mediterraneo, però l'itinerario tradizionale, il Cammino di Santiago, ci porta a nord Spagna. Quindi qui certamente con aereo si va a Bilbao, dove è possibile visitare uno dei più celebri, più iconici musei del mondo, il famoso Guggenheim di Bilbao, opera di Fran Gehry, che, diciamo, per quelli che amano l'arte moderna è un must. E poi si parte visitando alcune città più importanti, le grandi città del cammino. Quindi Pamplona, León, Burgos con le sue magnifiche cattedrali, ma anche alcuni borghi più piccoli come Ponte di Reina, fino ad arrivare a Città di Santiago, patrimonio UNESCO, con la sua cattedrale, con il suo turibolo, che è uno dei più grandi del mondo, e fino ad arrivare a Finisterre, che si pensava che è l'ultimo punto verso l'ovest di tutta l'Europa. Non è una notizia vera, l'ultimo punto si trova a Cabo della Rocca in Portogallo, però comunque Finisterre, leggenda, esiste già dal lontano 813, quando, diciamo, fu scoperta la tomba di Apostolo Giacomo Maggiore da quel monaco Pelagio, che ha visto su questo luogo un cadere delle stelle, un fenomeno strano, è andato a vedere, ha scoperto la tomba di Santiago, e proprio su questo luogo si trova questa grande cattedrale. Il Cammino di Santiago, come sapete, non esiste solo il Cammino del Norte, il Cammino settentrionale, esistono tanti cammini. Il Cammino di Santiago sono tutte le strade che portano a Santiago.
lago. E così in questo secondo percorso sulla Spagna abbiamo voluto proporre una parte del Camino de la Plata, cioè Camino dell'Argento, che comprende la capitale Madrid, Avila, León, Astorga e poi sempre si arriva a Santiago. Alcuni altri luoghi del Mediterraneo, Marco, andiamo avanti con, con il catalogo, Israele e Giordania, nostre mete molto importanti, non bisogna presentarli particolarmente, Gerusalemme è conosciuta a tutti, però Israele, ecco, come si può visitare in tanti altri modi, e quindi questa volta abbiamo voluto mettere qui un Israele verso Zion, un Israele, diciamo, che viene visto con i suoi deserti, che sono collegati un po' con l'Antico Testamento, con la storia del popolo ebraico, quindi tutto il discorso dell'arrivo di Abramo nella terra promessa, e oltre, diciamo, questa valenza storico-religiosa, hanno una valenza naturalistica, perché questi deserti con questi suoi crateri che esistono solo qui in Israele, sì, esiste uno o due più piccoli anche in sud della Giordania, sono una cosa, una emozione unica. Quindi tutto un itinerario da scoprire. Poi Israele, certamente, come ho detto, oltre quello può essere visto in tante altre vesti, la Kabbalah ebraica, alcune città con le scoperte archeologiche, come la Cesarea, poi discorso dei crociati, c'è anche qui un luogo importantissimo per la storia dell'Europa, può essere visto anche combinato con la Giordania, come la Giordania può essere vista da sola, Giordania che, diciamo, nell'immaginario comune un po' si identifica con questo stupendo sito di pietra, ma che offre anche tanti altri luoghi, a partire dalla capitale Amman, una delle città commerciali più importanti dell'antichità, faceva parte di Dodecapolis, poi castelli del deserto, stupende architetture in mezzo del nulla e così via. Poi Turchia, oltre Costantinopoli, Istanbul, la capitale, la Cappadocia, Efeso, quindi tantissimi luoghi che parlano di questo paese importantissimo per la cultura europea, perché ecco, anche qui abbiamo alcune città dell'Asia Minore che veramente conservano i monumenti che non hanno nulla da invidiare alla Grecia stessa, ecco, come qui che vediamo l'Efeso, Malta, di cui ho già parlato quando parlavo di crociere, un'isola stupenda sia per le sue spiagge, per il mare, sia per i valori culturali che soprattutto sono si trovano alla capitale, La Valletta, e con questo concludiamo. Certamente ho fatto un giro molto veloce di tutte queste proposte. Se qualcuno ha qualche altra idea o vuole fare, noi ci siamo. Ho detto, siamo contenti perché proprio in questo periodo sono arrivate alcune richieste e speriamo di poter fare questi viaggi, queste nostre proposte in massima sicurezza con
massima attenzione alla salute del passeggero. Adesso do parola a Enzo e continuano grazie. Un po' i tecnici. Grazie per la pazienza. Grazie Anita. E, evidentemente noi quando abbiamo elaborato questo catalogo, dando questo taglio, ripartiamo dall'Italia e dal Mediterraneo, abbiamo dovuto fare delle scelte, ma il Mediterraneo vuol dire mille altre cose, ma non potevamo mettere tutto evidentemente in un catalogo, abbiamo voluto fare appunto dare un taglio, però viaggiare al tempo, diciamo, dopo l'esplosione della pandemia significa anche avere certe attenzioni e quindi mi sembrerebbe bello stasera anche ascoltare chi di lavoro fa questo, accompagnare piccoli, grandi gruppi e come immagina un'accompagnatrice una ripartenza al tempo dopo il dramma del coronavirus. Secondo te, Isabella, quali saranno le attenzioni che dovrà avere un'accompagnatrice? Grazie Enzo, grazie a tutti voi e grazie Anita della bellissima carrellata. Sì, sicuramente, allora, le regole da tenere sono le classiche regole che conosciamo già da tempo e sono queste le stesse regole, quindi portare la mascherina, tenere il distanziamento, igienizzare le mani. Ecco, queste regole dove si devono tenere in considerazione in particolare in un tour? Chiaramente che cosa? Noi nei mezzi di trasporto, di cui poi parlerà il nostro autista, nel particolare Marco, ma anche dove? Durante la visita guidata, per esempio, a partire dall'esterno, arrivare anche ai luoghi interni, quindi quale potrebbe essere un museo. E anche chiaramente la particolare attenzione dove? Negli alberghi e nei ristoranti, ok? Quindi, nello specifico, ecco qui vediamo una carrellata un po' di foto dei nostri gruppi e questo è anche dimostrazione che è possibile anche viaggiare oggi con il Covid, basta fare attenzione. Chiaramente i gruppi non saranno più gruppi di 100 persone, 50 persone, mi è capitato anche di portare due gruppi alla volta, ma oggi il massimo numero, diciamo, di partecipanti in un gruppo guidati da una tour leader, da un'accompagnatrice, è di 25 massimi. E il gruppo è chiamato, anzi è obbligato, perché giusto settimana scorsa me lo confermava anche un collega Guido, che è obbligato a avere anche le radioline. Le radioline che ci permettono, che è uno strumento che abbiamo sempre utilizzato in questi anni, ma oggi diventa ancora più prezioso. Queste radioline non solo ci permettono di sentire la spiegazione nel dettaglio delle nostre guide locali nelle varie città che visitiamo, ma ci permettono di, ancora di più, di tenere quello che è il distanziamento, ok? Il distanziamento tra di noi. E queste radioline devono essere necessariamente utilizzate anche all'esterno, ancora di più nei musei. Ecco, nei musei il numero chiaramente è più ridotto. Cioè dipende, diciamo, dagli spazi che un museo, quindi ci sono musei più grandi, che hanno stanze più grandi, musei più piccoli. Faccio un esempio, per esempio a Firenze c'è il museo Casa di Dante, che è un piccolo museo, e lì c'è l'obbligo di fare le visite guidate di un numero massimo che è 8, quindi non si può superare questo numero di partecipanti. Quindi chiaramente i partecipanti saranno in gruppi un po' più piccoli, ma questo soprattutto per partire proprio per tutelare quella che è la nostra sicurezza, il nostro gruppo, e assicurare che il gruppo possa proseguire il proprio viaggio. E poi dipende dai musei, ci sono grandi musei dove, diciamo, visite guidate possono essere fatte all'interno di un museo anche di gruppi di 10, di 12, quindi un po' più grandi. Chiaramente per quanto riguarda invece un albergo, allora le regole da tenere, abbiamo detto, il distanziamento e l'igienizzazione delle mani. Che cosa, quindi entrando in un hotel, che cosa si incontra? Innanzitutto provano la febbre, quindi la solita temperatura, come succede quando andiamo nei nostri supermercati per necessità, nelle nostre farmacie, uguale, prova la febbre. Ecco, gli albergatori non sono obbligati a avere il termoscanner, però sono obbligati a provare la febbre anche con il classico termometro con la distanza. Si arriva nella hall, chiaramente nella hall
si tiene il distanziamento sempre tra le persone. Non sto specificando che chiaramente se uno è convivente con il marito, la moglie, il figlio, eccetera, chiaramente queste persone dello stesso gruppo familiare potranno stare più vicine, esattamente come in quest'ultimo anno. Nella hall sarà l'accompagnatrice che si avvicina al recupero delle chiavi e si occupa della consegna delle chiavi. E non prende per sé le chiavi, ma utilizzerà un vassoio, in modo tale che saranno proprio le persone del gruppo a prendere la chiave. E oggi la chiave non sia neanche più obbligata dell'albergo a consegnarla alla reception, se in quell'albergo si rimane per esempio per un pernottamento di 2 notti, 3 notti, quindi più di una notte, ma si può anche conservare in modo tale che non c'è più un continuo scambio tra la receptionist e la persona che pernotta, quindi noi partecipanti a noi. Ovviamente c'è l'igienizzante all'entrata e poi c'è l'uso dell'ascensore. Allora, l'uso dell'ascensore è limitato chiaramente a una persona alla volta oppure alle persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare, quindi marito e moglie, marito e figli, eccetera. Oppure un'altra particolarità chiaramente è tra due amiche che desiderano viaggiare insieme, pernottare insieme nella stessa camera, ma già all'inizio, quindi c'è un accordo già all'inizio tra queste due persone, potrebbero essere due amiche, perché è sempre capitato, che vogliono decidere di dormire insieme, hanno una fiducia una con l'altra e decidono di fare l'iscrizione insieme e pernottare nella stessa camera. Allora diventano, durante tutto quel viaggio, come due, come un nucleo familiare, no? Facciamo un esempio di cui due sorelle. L'uso dell'ascensore quindi chiaramente limitato a una sola persona oppure appunto un nucleo familiare. E poi le camere. Allora, le camere non richiedono più la classica pulizia che c'è, ma richiedono anche l'igienizzazione. E anche, questo mi è stato confermato proprio domande che faccio da albergatori, che noi frequentiamo, che noi vediamo, igienizzano anche per esempio le tende, quindi da ogni l'entrata di un nucleo familiare all'altro, quindi per fare un esempio, quindi dei tappeti se ci sono, dei materassi, e quindi c'è una doppia attenzione, pulizia e igienizzazione. E questo ovviamente viene fatto al termine di ogni soggiorno di ogni nucleo familiare, quindi al cambio dell'altro nucleo familiare, e poi ovviamente tutte le mattine viene fatta la classica pulizia. Si può anche in albergo decidere, questa descrizione del nucleo familiare, quindi della persona che pernotta, decidere di non far entrare lo staff delle pulizie, quindi il personale delle pulizie, tutti i giorni con le pulizie. C'è chi lo sceglie, cioè può scegliere. C'è chi invece preferisce avere la camera pulita tutti i giorni, però c'è chi preferisce non fare entrare nessuno all'interno della camera. E questo può scegliere, ogni camera, ogni partecipante, ogni turista lo può scegliere. C'è l'obbligo di portare la mascherina, quindi chiaramente al momento che si entra nelle hall e in tutti gli altri luoghi pubblici di uso comune, ecco, luoghi di uso comune all'interno dell'hotel. Per esempio, nella hall, nell'ascensore, salendo le scale, al piano dei vari, delle varie camere in albergo, perché chiaramente sullo stesso piano ci sono più camere, con i vari dispenser, igienizzanti, eccetera. E poi, ecco, l'uso del bar può essere limitato. Se io parlo del bar, quello per esempio, mi riferisco per esempio degli hotel italiani, dove fanno bar, il classico caffè espresso dopo cena, eccetera, o vengono limitati in certo orario l'uso del bar, oppure comunque viene fatta per lo più in piedi la consegna del caffè, in modo tale che non si fa aggregazione, ma uno si può spostare in un altro tavolino, quindi utilizzare molto più spazio. Chiaramente non ci può essere scambio di cibo, non si può entrare nelle camere di albergo con cibo, ma in realtà queste erano regole già che c'erano prima, e non si può scambiare cibo tra un nucleo familiare e l'altro, eccetera, diverse persone che non fanno parte della stessa camera, quindi non si può portare cibo. Per quanto riguarda ristoranti, sia in hotel oppure ristoranti che si usano anche per le varie pause pranzo nelle varie città, che può essere come visite durante la visita di Firenze, Roma, eccetera, questi ristoranti anche qui hanno l'obbligo di provare la febbre a temperatura e non si usano più per i gruppi le grandi tavolate, come si faceva prima, di 25 persone, 20 persone. Si tende a usare dei tavoli più piccoli, proprio distanziati, quindi a nucleo familiare.
quindi la coppia usa un tavolino, un'altra coppia un tavolino, eccetera. Le tavole vengono apparecchiate con o delle tovagliette usa e getta, per lo più, di carta, eccetera, in modo tale che così vengono eliminate, oppure si usano ancora le classiche tovaglie di stoffa, ma vengono igienizzate. Per lo più, se nello stesso albergo si cena per 2 o 3 volte, può essere successo in diversi tour, queste tovaglie possono essere lasciate se quel tavolino è solo riservato a quel nucleo familiare e lì si siederanno quelle persone. Quindi viene assegnato proprio a quella coppia, a famiglia Rossi, famiglia Bianchi, eccetera, per quelle 3 cene. Quindi c'è questa attenzione. Chiaramente, ecco, l'aria non c'è più l'utilizzo sia negli alberghi che anche nei musei, eccetera, non c'è più l'utilizzo dell'aria di circolo, quindi la stessa area all'interno del museo che è di circolo, ma c'è proprio ricambio d'aria, o con la classica aria condizionata presa continuamente dall'esterno, oppure in tanti alberghi italiani anche aprendo le finestre, quindi ovviamente con il cambio dell'aria di circolo, dell'aria naturale, diciamo, con l'utilizzo appunto delle classiche finestre. Per quanto riguarda i musei, anche ci sono dei percorsi obbligati, ma anche nei grandi alberghi. Percorsi obbligati, quindi si separa l'entrata con l'uscita, mentre prima non era così. Ecco, nei musei in realtà già il percorso obbligato c'era già prima per dare un certo ordine, ancora di più adesso. E chiaramente non l'ho detto, ma i numeri sono ridotti, quindi sono dimezzati. Se prima un albergo prendeva 100 persone, oggi ne può prendere 50, quindi sono comunque ridotte. Quindi c'è anche questo limite. E è lo stesso nei musei. Nei musei non circolano più volantini, depliant, eccetera, ma tutto viene visualizzato online e chiaramente è necessario, obbligatorio la prenotazione. Già si faceva prima, ancora di più adesso. La prenotazione anticipata che viene fatta come? Classico prenotazione con internet, online oppure telefonica. Quindi per quanto riguarda le radioline che vi ho dato all'inizio, che sono importanti per tenere, non solo per capire ancora di più, conoscere di più ciò che ci sta dicendo la guida, ma soprattutto per tenere il distanziamento, chiaramente le radioline vengono disinfettate. Quindi vi vengono date sempre delle radioline disinfettate, quindi ogni tour, diciamo che la stessa radiolina può essere utilizzata per esempio per 3 giorni, ognuno si tiene la sua, non ci deve essere lo scambio e poi viene igienizzata. Invece le auricolari vengono buttate, quindi non vengono proprio riutilizzate. E questo diciamo che è in linea di massima le regole che bisogna tenere nei luoghi, quali hotel. E mi permetto di dire che è vero, oggi i gruppi sono magari un pochino più piccoli, però l'accompagnatrice, mi permetto di dire, che è ancora più importante, perché prima l'accompagnatore era colui che teneva le file del discorso, anche se volete anche culturale, delle visite che si faceva, ed era colei che controllava anche che i servizi fossero buoni, corrispondenti alle aspettative, e quindi facesse sempre da tramite tra l'agenzia e le persone, quindi le necessità, e si mettesse a disposizione. E ancora questo compito c'è, ma oggi è anche il compito di visionare che si rispettino queste regole, in primis per voi, quindi per le persone che vogliono viaggiare in sicurezza e vogliono sentirsi tranquilli, e poi anche per avere le fila di un buon tour per tutti. Grazie. Grazie Isabella, grazie. Bene, allora adesso diamo la parola subito a Marco per quanto riguarda invece un po' le attenzioni che un'azienda di esperienza come la vostra dovrà avere sull'aspetto del trasporto e degli autobus. A te la parola, Marco. Grazie Enzo, buonasera a tutti, buonasera anche a tutto lo staff GAWAY. È possibile viaggiare in pullman, come è possibile rimanere negli alberghi, è possibile rimanere in gruppo, ecco. Bisogna avere solamente un po' delle attenzioni, queste piccole attenzioni che già ha elencato Isabella, e il lavoro che noi facciamo per le sanificazioni dei pullman sono queste. Allora, i mezzi tutti i giorni, quando rientrano in deposito, vengono sanificati con dei macchinari all'ozono. Quindi automaticamente viene proprio cancellato tutto, o residui che ci possono essere di qualsiasi genere, diciamo. Mentre invece quando si è in tour,
non viene applicata l'igienizzazione all'ozono, ma viene applicato degli spray sanificanti, sempre a base alcolica e sempre dichiarati dal presidio medico. Comunque i pullman durante la giornata, mentre non c'è nessuno a bordo, vengono sempre lasciate aperte le porte, areggiati per tutto il giorno, e la sanificazione con questi spray qui verrà effettuata due volte al giorno. Sarà fatta una volta durante la mattinata e la seconda volta quando si rientrerà in hotel. Poi tutti i passeggeri a bordo sono obbligati a tenere la mascherina, come è normale in qualsiasi posto al chiuso, e comunque sia poi gli autobus fortunatamente hanno sempre un rigenero continuo dell'aria, perché avendo tutte le ventole sopra il tetto, l'aria entra da sopra, fa la reggiata interna e poi viene scaricata automaticamente all'interno da delle apposite griglie che si trovano sul corridoio centrale dove noi possiamo camminare sul pullman. Ecco, attualmente purtroppo il carico è al 50%, purtroppo, per fortuna, perché comunque sia così almeno non c'è proprio questa ressa, però con delle autocertificazioni che comunque sia vengono effettuate dai passeggeri che sono congiunti, è possibile riempirli all'80%. Quindi diciamo che una ventina di coppie possono tranquillamente viaggiare su un autobus da 54 posti. Qui. Poi ecco, l'autocertificazione viene fatta prima della partenza dai congiunti e comunque sia loro si possono sedere tranquillamente uno di fianco all'altro. Anche comunque sia se fossero, non so, una squadra di calcio che sono in 35, possono comunque salire tutti e 35 a bordo, perché comunque sia condividono abitualmente gli stessi luoghi e svolgono anche la vita sociale in comune. Ecco, tutto qui. Questa sanificazione qui che effettuiamo noi, specialmente quella quando siamo al di fuori del rientro in azienda, che siamo in tour, sono delle cose veramente molto efficaci e vengono proprio garantite dal presidio medico, perché sono tutte robe a base alcolica che vengono spruzzati, vanno in tutti gli angoli dell'autobus. Normalmente queste sanificazioni qui vengono fatte quando le persone non sono più a bordo, perché altrimenti penso che... Comunque sia, ecco, il viaggio in pullman attualmente al giorno d'oggi è proprio una cosa veramente tranquilla e serena, basta che vengono veramente seguite tutti questi passaggi che ci possono essere, dalla salita, che prima di salire viene effettuato il controllo della temperatura con un termometro infrarossi, poi abbiamo tutti i dispenser in entrata su ogni mezzo e poi ci si può sedere tranquillamente e fare un viaggio come prima, forse anche un po' più larghi visto le norme che abbiamo, e tenendo sempre la nostra mascherina. Tutto qui, ecco. Beh, tutto qui mica tanto, perché i prezzi si alzeranno, di sicuro. No, vabbè, cominciamo a non guardare questo lato, perché altrimenti, ragazzi... Noi guardiamo... Anzi, anche sempre i bassi, mi raccomando. Ecco. Quello è la cosa principale. Ecco, allora adesso... No, vabbè, la mia era una battuta, ma evidentemente chi deve organizzare un viaggio di gruppo sa benissimo che i conti si fanno se a pagare sono in 20 o a pagare sono in 40, però penso che questo sia importante anche da considerare per l'aspetto anche sanitario della sicurezza. Io Marco ti ringrazio per la chiarezza, soprattutto per la sintesi e la precisione che caratterizzano, che caratterizzano anche la ditta Arrigoni. E niente, adesso do la parola a Marco, che invece aprirà un ultimo capitolo per quanto riguarda gli aspetti diciamo un po' giuridici delle assicurazioni e quello che riguarda un po' appunto quello che ho accennato io in maniera un po' diciamo garibaldina dell'aspetto economico. Ecco, a te la parola, Marco, il nostro direttore tecnico. Ecco. Sì. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, parliamo solo della polizza viaggio, medico bagaglio e annullamento, anzi magari se riesco vi condivido lo schermo così andiamo a leggerlo insieme, è una cosa sommaria.
che possiamo vedere. Abbiamo praticamente fatto un nuovo contratto con la Nobis, che è un'assicurazione denominata filo diretto. E, ecco, come vedete qui, se riuscite a vederle, sono comprensive di queste condizioni sommarie, ve le elenco, cioè l'assistenza viaggio, dove i massimali sono praticamente limitati. Le spese mediche sul mondo arriviamo fino a 30.000 euro, sui viaggi in Europa 7.500 euro, per i viaggi in Italia 1.000 euro, ma qui abbiamo anche la nostra assistenza comunque sanitaria italiana, per cui 1.000 euro è più che sufficiente. Ecco, la cosa in più che abbiamo introdotto a livello di queste polizze è praticamente il discorso dell'infezione Covid, per cui va bene le spese mediche, va bene il discorso del ricovero, e praticamente c'è un indennizzo dal quinto giorno in avanti fino a un massimo di 10 giorni, dove viene indennizzato di 100 euro al giorno alla persona. E poi c'è il discorso della quarantena. Abbiamo introdotto anche questa interruzione del viaggio a seguito di quarantena, dove ci sono praticamente 100 euro al giorno per un massimo di 14 giorni. Per cui, mettiamo l'ipotesi, durante un viaggio la persona viene fermata e deve andare in quarantena, ecco che scatta praticamente questo indennizzo di 100 euro. Il bagaglio rimane a 700 euro e abbiamo aggiunto anche l'annullamento del viaggio, il discorso dell'infezione Covid, per cui annullamento del viaggio, c'è sempre una franchigia del 20%, okay, per qualsiasi motivo, però non c'è franchigia in caso di infezione Covid, e poi vabbè, in caso di ricovero oppure di decesso. Questa polizza ha dei costi che abbiamo cercato di suddividere praticamente in base al pacchetto del viaggio, per cui fino a 500 euro, fino a un massimo di 5.000. Comunque c'è un minimo di 13,50 euro fino a 135 euro di costo di polizza. Ecco, questo in linea di massima la nostra polizza che abbiamo introdotto di nuovo quest'anno, appunto per i nuovi eventi che ci sono stati nell'ultimo anno, insomma, con l'iniziazione del Covid. Niente, io lascerei a voi le domande a questo punto, perché se avete qualcosa da chiedermi riguardo a queste cose, io ben disposto a rispondervi. Interrompo la condivisione. Non so se è tutto chiaro il discorso di questo tipo di polizza che abbiamo voluto introdurre con alcuni articoli nuovi che ovviamente prima non c'erano, perché quest'anno, come sappiamo, è stato un anno devastante per tutti. Grazie. Apriamo il microfono e poi... Ecco, vabbè, Marco ci ha appunto illustrato... L'assistenza al viaggio, vabbè, l'assistenza al viaggio comunque rimane sempre uguale, per cui il discorso della persona, per cui c'è il rischio di, praticamente del familiare oppure del compagno di viaggio in caso di ospedalizzazione, oppure dovete rientrare dal viaggio perché avete avuto un lutto in famiglia, oppure c'è qualcuno, un familiare che è in pericolo di vita. Allora, ecco, tutte queste cose comunque la polizza già copre. Rientro dalla salma, facciamo l'ipotesi anche di quello. Ecco, comunque tutto il resto rimane sempre tutto invariato. La cosa che ci premeva proprio di aggiungere quest'anno era proprio il discorso dell'infezione a Covid. E ecco, questa è una cosa molto importante. Grazie, come sarà l'anno prossimo non si sa, si spera che ci sarà questo pass vaccinale, perché secondo me la cosa principale sarà quello, insomma, cioè uno riuscirà a viaggiare nel momento in cui riusciremo ad avere questo lascio passare che stanno i nostri governanti stanno cercando di studiare di averne uno a livello europeo. Grazie a te, Marco. Adesso lascio appunto, se qualcuno vuole eventualmente intervenire, ha qualche domanda, qualche curiosità, lasciamo la parola a chi vuole intervenire. Ecco, noi comunque, appunto, come ha detto Anita,
siamo già, anche se le persone sono ancora in un momento di fermo lavorativo, però di fatto siamo attenti alle richieste che ci vengono dai clienti e stiamo già lavorando. Il nostro obiettivo è riaprire proprio gli uffici tra agosto e settembre, riaprire bene tutto in modo tale che con l'autunno i nostri gruppi possano ripartire assistiti da noi, appunto come avete visto stasera, a 360 gradi da tutti i punti di vista. Questo in base a quello che noi stiamo verificando di settimana in settimana, cioè come sta progredendo la vaccinazione, la campagna vaccinale e come tutti ci auguriamo che l'economia riparta con la fine dell'estate in una maniera un po' più sistematica e senza gli intoppi che ci sono stati. Questo è quello che tutti ragionevolmente, e come ha detto anche Draghi, insomma, stiamo viaggiando su per arrivare a questi obiettivi. Ecco. La serata di stasera era per appunto cominciare a dire noi ci siamo, quindi qualsiasi progetto voi abbiate, sia come piccoli gruppi o anche a livello di gruppi un po' più consistenti, non esitate a comunicarcelo e noi incominceremo a progettare dei piccoli preventivi per cominciare a elaborare un fine 2021 e un inizio del 2022, si spera, in una ragionevole normalità. Anita? No, io volevo, ecco, qui è arrivata una domanda via chat. Se un passeggero risulta positivo, tutti i partecipanti sono obbligati alla quarantena, giusto? Sì, purtroppo se uno risulta positivo, purtroppo quasi tutto il gruppo dovrà, a meno che ci sarà questo tampone veloce, che adesso oramai quasi tutti i hotel, ristoranti, così, no, ristoranti no, però alcuni alberghi ce l'hanno, riescono ad avere questo tampone veloce nel giro di 15 minuti, se ha un test sierologico, diciamo. È un po', oppure negli aeroporti, ecco, dove nel giro di poco anche poco navi tempo, di crociera. Anche navi, sì. Ecco, quelle cose lì, si arriverà comunque a che tutti saranno attrezzati a fare questo test sierologico, diciamo in real time si chiama, ecco, per cui nel momento in cui non si è positivi, comunque se uno è positivo, ecco, ovviamente tutto quello che sarà positivo andrà in quarantena. La nostra polizza darà anche un indennizzo su questa cosa di 100 euro al giorno e via. Insomma, tra le altre cose, in Israele proprio funzionerà così, perché sono i primi, ormai da fine maggio ci saranno già i primi gruppi che arriveranno turistici giù, per cui loro stanno facendo questa cosa. Richiedono un tampone di 72 ore prima, la prima cosa. Per il momento non chiedono il pass vaccinale, chiedono solamente 72 ore prima il tampone negativo, poi quando arrivi in aeroporto ti fanno un altro test sierologico, quello che entro in 15 minuti praticamente vedono se sei positivo oppure no e poi si viaggia, si va via. C'è un primo step adesso, fanno in Israele pilota per vedere, solo i gruppi fanno entrare, non individuale a livello turistico, e così vedranno come va questa cosa. Ed è un primo test, anch'io voglio vedere come andranno queste cose per capire se effettivamente questo sarà una via per riaprire effettivamente il turismo organizzato, ecco. No, ma io, diciamo, queste notizie che un po' ho sentito, il discorso dei concerti che sono stati fatti in Spagna, Barcellona, eccetera, cioè ha funzionato tutto bene. Poi devo dire, dal mio esperienza personale, che io sono attentissima e Enzo lo sa, diciamo, quando quest'estate ho visitato alcuni musei
con dovuti scaglioni, contingentamento delle persone che entrano, mi sentivo molto più sicura che, non so, entrare in supermercato, che purtroppo ogni qualche giorno devo andarci, ecco. Quindi penso che con dovute precauzioni e anche il fatto che alcuni nostri clienti dicono che non ce la fanno più, si può partire, certamente non nel megagruppi di 100 persone, però se sono i nuclei familiari, se anche si attrezzano prima magari di fare un controllo preliminare prima di partire, e se si fanno dovute attenzioni, la vita deve continuare, perché cioè, con tutto il rispetto e con tutta la paura che abbiamo, cioè, non si può vivere in prigione in eterno perché c'è il virus, mia personale opinione. E poi, come si diceva prima, io penso che anche queste regole permetteranno ai grandi musei che adesso erano, penso agli Uffizi, al Louvre o ad altri posti che erano sempre musei vaticani, dove c'erano queste fiumane di persone che entravano, adesso il fatto che si è comunque in un certo senso obbligati al distanziamento renderà più fruibile e anche più umano l'approccio all'opera d'arte, perché io obiettivamente quando sono andato pre-Covid ai musei vaticani, con tutto il rispetto, però io il godermi le opere d'arte in quella massa di gente che camminava era un problema. Adesso non dico che dobbiamo ringraziare il virus, perché sarebbe masochistico e fuori di testa, da pazzi, però obiettivamente forse ci ha fatto capire questo virus che un po' di distanziamento serve anche a rendere più umano il turismo, perché c'è anche da dire che il turismo di massa ha reso anche un po' disumano il turismo, non lo ha reso una, in certi contesti, qualcosa dove uno poteva apprezzare con un minimo di calma e di serenità quell'opera d'arte che uno vede magari una volta dal vivo nella vita, ecco. Questo non per trovare l'espediente per dire che adesso va tutto bene, però dobbiamo anche cercare di cogliere gli aspetti positivi di questa situazione e le opportunità che ci vengono date. Ecco, io ringrazio tutti per la vostra attenzione, per la vostra partecipazione. Avete visto il nostro così intento, i nostri sforzi per così ripartire in sicurezza e dandovi il massimo con quello che siamo in grado di poter offrire. E niente, la registrazione di questo webinar poi noi la condivideremo via social a chi non ha potuto partecipare, magari la potete anche così inoltrare ai vostri amici, e come dicevo prima siamo in attesa delle vostre richieste, delle vostre considerazioni, dei vostri suggerimenti anche, non esitate a contattarci. E buonasera e buona ripartenza a tutti voi. Ecco, buonasera a tutti, grazie per la partecipazione. Grazie a voi, grazie. Buonasera anche a quelli che ci hanno seguito via Facebook, e ho sbirciato, c'erano le persone anche di là. Grazie a tutti. E quindi ecco, come ha detto Enzo, se in questa giornata della Terra dove ci chiedono di rispettarla, amarla, penso che anche questa brutta esperienza del virus, della pandemia, ci ha insegnato qualcosa, quindi che bisogna rispettare l'ambiente, il nostro vicino, molto di più. Ecco, adesso sto leggendo qui
nella Cappella Sistina non si respirava, e proprio così come avveniva nei tempi recenti con il turismo. Quindi cercare di trovare la misura d'uomo anche nel turismo, forse è un compito che ci aspetta. Noi ci impegniamo, impegnatevi anche voi, e vi aspettiamo a presto, perché è molto bello vedervi così virtualmente. Sono felice che ci state seguendo, però non vedo ora di non abbracciarvi, certamente, perché non si può, ma di vedervi anche in faccia e di fare qualche bella esperienza con voi. Grazie. Complimenti, complimenti e saluti. Un bel lavoro. Bravi. Grazie, Angelo. Dai, e combineremo qualcosa. Senz'altro. Speriamo presto. Grazie, grazie. Buonanotte a tutti.